Thank <laughs> you. Bene, buonasera a tutte e a tutti e grazie di essere qui per questo ultimo appuntamento del ciclo di webinar New Business for Good, ehm, un programma di formazione, diciamo a, a distanza organizzato da Fondazione Finanza Etica eh, all'interno di un progetto che si chiama New Business for Good: eh, Educare, informare e collaborare per un nuovo modo di fare impresa. Eh, è un progetto realizzato con il contributo dell'Associazione Italiana per lo per la cooperazione allo sviluppo eh, e ha come capofila manitese eh, e partner del progetto sono Oxfam, ActionAid, WF, Fondazione Sodalitas e appunto Fondazione Finanza Etica. Eh, diciamo che questo progetto ha come riferimento i, eh, gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile posti dalle Nazioni Unite eh, nei famosi obiettivi dell'agenda 2030 e quindi è, un, è stata un'agenda globale per lo sviluppo sostenibile approvata nel 2015 che eh, si pone una serie di obiettivi molto ambiziosi da raggiungere entro appunto il 2030. E, nello specifico, noi ci occupiamo di eh, incentivare una crescita economica che sia duratura, inclusiva e sostenibile e, e un'occupazione piena e produttiva e un lavoro che sia dignitoso per tutti. Questa è un po' l'idea che sta, l'obiettivo che abbiamo messo al centro di questa serie di, uh, di webinar, uh, nei quali abbiamo cercato di riflettere attraverso diversi aspetti e punti di vista su... Uh, come il, i modelli di business debbano cambiare perché il business as usual è un'opzione assolutamente non più eh, praticabile. Eh, oggi appunto l'ultimo appuntamento, la relatrice, eh, la nostra insomma, docente Francesca Colombo che è responsabile dell'area analisi e ricerca di etica SGR. Eh, etica sgr è la società di gestione e risparmio del gruppo banca etica poi magari francesca si presenta meglio e um, ci spiega meglio insomma sia il suo ruolo che che cos'è etica sgr e, e lo farà anche perché ci parlerà di investimenti responsabili quindi lascio la parola a francesca io vi dico soltanto che eh, avete a disposizione una chat e, e uno spazio per le domande nella quale potete eh, scrivere eh, domande che avete da fare a Francesca. Lei ogni tanto chiederà e io leggerò per lei le domande che voi porrete. E, e alla fine di tutto questo, comunque, il, questo evento è registrato e domani vi manderemo un link per poterlo rivedere. Quindi parola a Francesca e grazie. Perfetto, grazie mille Claudia per la presentazione e grazie a, a tutti, eh, grazie per l'invito. Eh, sono molto contenta e felice appunto di essere qui a partecipare a questo webinar e a parlare di investimenti responsabili che come diceva Claudia sono eh, un po' il cuore. Da un certo punto di vista, eh, del concetto di uno sviluppo, eh, una crescita eh, di un'economia appunto realmente integrata e sostenibile. Poi eh, è anche un tema molto attuale. Adesso sono in tanti a parlare a vario titolo di investimenti responsabili. Credo che voi riusciate a vedere le slide che ho presentato, eh, che ho preparato appunto per la lezione di, di quest'oggi. Eh, e quindi ora dovreste vedere eh, quello che è l'agenda, eh, il sommario degli argomenti che tratteremo in, queste, in questa oretta e mezza che ci, ve, ci vede protagonisti, diciamo così. Eh, quindi io partirei da mh, dirvi nel spiegarvi che cosa sono gli investimenti responsabili, per poi andare verso un tema att assolutamente attuale, seppur non scopriamo ora che il cambiamento climatico è. È il tema eh, di questi ultimi anni e quindi vi parlerò un po' eh, della correlazione tra investimenti, soprattutto appunto gli investimenti responsabili e il cambiamento climatico. Andrò un po' più nel dettaglio di chi è la m, società che oggi rappresento, la società per la quale lavoro da ben 12 anni, ovvero etica SGR. Per poi appunto declinarvi con degli esempi focalizzati su etica SGR, ma non solo di analisi SG. Di engagement e dell'impatto, che sono tre delle possibili strategie con cui poter eventualmente attuare e fare investimenti responsabili, per poi naturalmente trarre delle piccole conclusioni. Allora, partiamo dal dire che cos'è l'investimento sostenibile e responsabile. Allora. Um, diciamo che eh, questo che vedete appunto nella slide, uh, scusate, eccomi qua. Allora, quello che vedete nella slide è eh, sostanzialmente: no, scusate, no perché sto, sto facendo confusione io. Eh, quindi, uh, mi, perdonatemi. Uh, ok, adesso dovremmo essere a posto. Allora, l'investimento sostenibile responsabile eh, si può eh, definire. No, scusate, ma c'è stato. Scusate, c'è un problema sulle slide? Ok, no, ci, so, ci sono. Adesso partiamo, perdonatemi. Ok, allora partiamo da questa definizione che a noi come etichette SGR piace molto, è quella che utilizziamo ed è quella anche che eh, ci vede eh, più eh, compliant da quando l'azienda è nata. Ovvero, l'investimento sostenibile e responsabile è sicuramente una strategia di investimento orientata al medio e lungo periodo che mira a fare cosa? Mira a integrare l'analisi la, ehm, diciamo finanziaria chiamiamola tradizionale degli emittenti in cui poi i fondi comuni di investimento nel caso di etica sgr vanno ad investire con un'analisi chiamiamola di, di tipo extrafinanziario, cioè un'analisi eh, basata su alcuni elementi in ambito ambientale, sociale e di buon governo. Quindi i cosiddetti ambiti ESG, Environmental, Social and Governance, che credo la maggior parte di voi, se non tutti, ehm, l'abbiate la, 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 già ovviamente sentito. Al fine di fare cosa? Al fine sicuramente di creare valore, perché si parla di investimenti e quindi un valore finanziario, un ritorno finanziario perché qualsiasi prodotto finanziario mira ad ottenere risultati positivi finanziario ma con la differenza che questo valore non è soltanto un valore per il risparmiatore o per l'investitore ma è un valore possiamo dire per la società nel suo complesso. Questa è una definizione che è stata coniata dalla Forum per la Finanza Sostenibile di cui tra l'altro anche Etica Sgr fa parte da tanti anni. Una coniata nel 2014 e poi ripresa anche in anni successivi in particolar modo sulla finire del 2017 da associazioni che è appunto l'associazione di categoria delle società di gestione del risparmio quindi diciamo che le caratteristiche dell'investimento sostenibile responsabile possono essere declinate nella slide che state vedendo eh, ovvero abbiamo detto integrare elementi ESG nella valutazione finanziaria di un emittente perché farlo perché fare questo la motivazione principale è perché in questo modo io riesco ad avere più informazioni riesco ad avere tutte o sperabilmente tutte le informazioni che mi servono per valutare un'azienda o uno Stato nel caso di investimento in titoli governativi in quel momento. Quindi io sono in grado o comunque ho uno strumento in più molto importante, molto prezioso per andare a individuare i rischi e le opportunità sia di natura finanziaria, quindi connesso all'investimento, sia appunto di natura ESG. Tutto questo lo devo fare o lo posso fare in, abbiamo detto l'altra caratteristica, un orizzonte temporale di lungo periodo. Perché? Perché se io integro elementi ISG nella mia analisi finanziaria di un ipotetico emittente in cui investire, lo faccio per cercare di capirne e premiarne la sostenibilità del business di quell'azienda e quindi è un'azienda che crea, porta valore a tutto a tutti coloro che stanno intorno all'azienda, quindi crea valore ai cosiddetti stakeholder, quindi anche agli investitori di quell'azienda. Naturalmente tutto questo è possibile soltanto in un arco temporale lungo quindi la sostenibilità del business è un concetto di lungo periodo e quindi di conseguenza anche un investimento che va a mira a individuare quel tipo di società è inevitabilmente un investimento con un orizzonte temporale di lungo periodo per far cosa? Ripeto, avere un ritorno sia finanziario che sociale, perché eh, senz'altro un'azienda che si definisce sostenibile nel tempo è un'azienda che crea valore sia finanziario che sociale, quindi per la società nel suo complesso. E quindi queste sono le tre caratteristiche dell'investimento sostenibile e responsabile, quindi integrazione di elementi ESG nell'analisi finanziaria, orizzonte temporale di lungo periodo e ritorno. Ritorno quindi il risultato del prodotto eh, finanziario che è sia appunto finanziario che sociale. Poi vedete in, sempre in questa slide le sette strategie, cioè le modalità con cui attuare questo investimento sostenibile e responsabile, perché se abbiamo capito che cos'è l'investimento sostenibile e responsabile, dobbiamo anche capire come attuarlo e come farlo. Quindi queste sono le sette strategie che eh, a livello internazionale eh, vengono maggiormente utilizzate. I termini che vedete illustrati nella slide sono termini che vengono abitualmente utilizzati non solo in Italia ma anche appunto in Europa e negli Stati Uniti. Si parla di strategie SRI per esempio collegate alle esclusioni. Quindi io posso fare investimento sostenibile e responsabile scegliendo di escludere determinate società, eh, determinati settori di attività o appunto determinate pratiche che trovo non compliant con uh, un concetto appunto di sostenibilità nel tempo. Un esempio mh, diciamo um, famoso a tutti eh, sono per esempio gli armamenti, quindi tutte quelle società che producono Uh, vendono, commercializzano uh, armi, uh, che possono essere armi convenzionali o non convenzionali, vedi le. Cluster bombs o le mina anti uomo, per esempio, sono società che io ritengo opportuno per una questione di rischio reputazionale, per una questione di mia etica o mia morale, per una questione che ritengo che queste società non possano essere sostenibili nel tempo, sono società che decido di escludere dai miei investimenti, dal mio prodotto fin dall'inizio. Per poi passare ad altre convenzioni internazionali, siamo sempre nell'ambito delle esclusioni, scelgo di escludere per esempio tutte quelle società che eh, in quel determinato periodo sono coinvolte in caso, in casi, in episodi di eh, violazione di convenzioni internazionali su alcuni temi che possono essere per esempio le convenzioni ILO, quindi le convenzioni dei diritti dei lavoratori, oppure possono essere le convenzioni sulla biodiversità o le convenzioni sulla corruzione, per, per farvi degli esempi. Per poi andare ad altre strategie e che poi vedremo uh, meglio nel dettaglio più in, uh, in avanti appunto nel corso della presentazione. Quindi le famose SRI, questo investimento sostenibile e responsabile, alla fine vediamo un po' dei numeri, cioè come è messo, nel senso chi lo fa e quanti lo fanno. Questa è una slide abbastanza recente perché i dati sono stati aggiornati a marzo di quest'anno, basato sull'anno 2018. Eh, e quindi vediamo che mh, sono cresciuti nell'ultimo biennio, dal 2016 al 2018, in maniera abbastanza consistente. Perché vediamo che qui abbiamo una crescita del 34%. Quindi si tratta ora di avere in tutto il mondo 30.000 o quasi 31.000 miliardi di dollari in tutto il mondo che sono investiti utilizzando una o più o tutte le strategie che abbiamo appena visto, con protagonista come sempre del resto l'Europa, ehm, che è il primo mercato, anche se poi vedete che ovviamente gli Stati Uniti sono, hanno recuperato nel corso degli ultimi due anni e hanno una fetta di mercato globale di questi 31 mila miliardi di dollari del 39%. Paesi eh, asiatici, il Giappone in primis seguono, anche se sul Giappone c'è una delta di miglioramento molto molto elevato, anche perché si hanno tante società importanti, quotate, giapponesi, conosciute ovviamente in tutto il mondo, che stanno veramente facendo eh, dei progressi ehm, molto, molto elevati in, in questo campo. Eccole qui le famose sette strategie, e anche qua vedete: qui siamo un anno indietro, non, diciamo che i prossimi dati li avremo alla fine del 2019, quindi qui abbiamo l'aggiornamento del biennio 2015-2017. Eh, vedete il delta di crescita delle sette strategie di esclusione. E vedete che ci sono due strategie di esclusione che non sono in realtà cresciute, seppur sono sempre importanti, che sono le esclusioni e le convenzioni internazionali. L'esclusione, seppur eh, è, non è cresciuta, anzi è diminuita in termini appunto di masse, e di crescita nel corso del biennio 2015-2017 figura essere comunque la prima strategia ancora utilizzata in Europa. E' Europa che abbiamo detto è l'area geografica eh, che si è impegnata, si sta impegnando maggiormente nell'ambito degli investimenti sostenibili e responsabili. Quindi le esclusioni ancora permangono come prima strategia da adottare è anche un po' volendo la strategia più semplice no? da un certo punto di vista perché io decido che gli armamenti piuttosto che i combustibili fossili, piuttosto che le società che producono o vendono tabacco mh, debbano essere esclusi dai miei investimenti. Gli investimenti etici sono nati proprio così. Sulla base di alcune scelte di esclusione. Quindi escludevano, per esempio, l'alcol, escludevano il gioco d'azzardo, gli armamenti, la pornografia, escludevano ambiti che allora venivano considerati ambiti diciamo non etici o eh, ambiti eh, poco attinenti alla morale. Infatti anche i primi investimenti sostenibili sono nati in ambito religioso, dove ovviamente certi temi hanno il loro peso e ce l'hanno tutt'ora. Quindi nel corso del tempo il concetto di investimento sostenibile e responsabile è un concetto che sicuramente si è evoluto, quindi ci sono ancora le esclusioni, ma si sono aggiunte, come vedete, altre strategie, perché si sono aggiunti per esempio l'engagement, che è la seconda strategia maggiormente utilizzata in Europa. L'engagement significa il dialogo con le società. Significa parlare con le società, chiedere, cercare di avere maggiori informazioni per poterle analizzare e per poter quindi scegliere in maniera più consapevole se investire in quell'azienda oppure no. Ed engagement significa anche voto. Significa ovviamente anche andare nelle assemblee degli azionisti, poi vedremo dei casi pratici naturalmente, eh, votare ai punti all'ordine del giorno, intervenire anche se fattibile per parlare con l'azienda e spronarla a migliorarsi sempre di più. Quindi questa è una strategia che sta crescendo eh, in maniera considerevole. E questo, l'engagement, fa parte anche della terza strategia, che è l'integrazione ISG. Questo significa che oltre ai dati finanziari, che un analista o un gestore SRAI può avere in mano, e deve avere in mano, eh, perché ovviamente gli aspetti finanziari sono importanti per decidere se iniziare un investimento o meno ma a questi aspetti vengono affiancati dicevamo appunto aspetti di natura ISG ulteriori elementi dei criteri delle valutazioni eh, quindi che si basano sul comportamento in ambito sociale e ambientale delle aziende e vanno a valutare anche il governo di quell'azienda quindi la cosiddetta corporate governance cioè l'azienda come è strutturata il suo azionariato eh, la composizione del collegio sindacale Cale la composizione del consiglio di amministrazione? Eh, se i temi ESG vengono assunti a livello di consiglio e controllati a livello di consiglio, le remunerazioni, un altro tema molto importante sentito e molto, molto attuale quando sentiamo parlare dei mega bonus, di amministratori delegati, di presidenti o dei grandi manager, sono sempre dei temi molto delicati che eh, hanno una correlazione molto forte su come viene gestita un'azienda. Le remunerazioni non a caso sono forse il fattore chiave della corporate governance di una società. E quindi, qui dentro eh, in questa strategia confluiscono tutti gli elementi di natura ISG che un analista o un gestore mh, possono avere a disposizione per scegliere di integrare le valutazioni finanziarie appunto con quelle ISG per poter prendere delle decisioni di investimento. E poi, come vedete, convenzioni internazionali, best in class significa scelgo di prendere solo le migliori società che in quel momento. Sono, hanno appunto dei comportamenti più virtuosi, quindi le migliori, best in class, mh, spesso nel proprio settore di appartenenza si fa un ragionamento settoriale. Nel settore degli automobili prendo solo, che, solo quelle che in quel momento hanno un punteggio, un ranking o una valutazione IEG migliore. Investimenti tematici e l'altro, seppur non è cresciuto tantissimo, mi concentro su un tema, cioè dirigo i miei investimenti su un tema, un tema specifico, per esempio l'acqua, per esempio il cambiamento climatico. Oppure l'impact investing, anche qui l'investimento ha forte impatto sociale, prevalentemente questo legato a una tipologia di investimenti particolari eh, che appunto stanno crescendo anch'essi in Europa seppur rappresenta l'ultima strategia utilizzata a dicembre 2017. Uh, questa è una slide che ho voluto uh, presentarvi anche se uh, è un po' vecchiotta perché uh, si riferisce ad un'indagine realizzata da Ethics Sgr nel 2016, però è molto significativa perché mh, diciamo, fa capire uh, qual è diciamo, la sensibilità delle persone, in particolar modo qui naturalmente si, si parla di Italia, delle persone nei confronti della finanza etica in generale. Eh, emerge, emerge, emergono due cose, il, un buon livello di gradimento ma anche un ampio margine di diffusione. Cioè c'è ancora molto da fare perché per esempio il 39% come vedete della popolazione non è a conoscenza di prodotti finanziari etici e quindi insomma un 39% è abbastanza alta come percentuale c'è cioè, molto da fare no? per cercare di fare capire che cos'è un prodotto finanziario etico o mh, sostenibile e responsabile però appunto su quelli che conoscono questi prodotti o conoscono la finanza etica il 47% della popolazione sottoscriverebbe in futuro questa tipologia di prodotti e il 60% apprezza in generale il tema della finanza etica. Quindi diciamo che oramai gli investimenti sostenibili e responsabili sono dei temi che in maniera più approfondita oppure in maniera un po' più generale, un po' più blanda, eh, sono oramai eh, un po' di dominio pubblico, diciamo così. Seppur abbiamo ancora, come ripeto, una buona e un, un ampio margine di diffusione. E poi qui c'è un dato importante per i nostri clienti, insomma, la maggior parte di loro sono sicuramente soddisfatti dei nostri prodotti e di come vengono costruiti, cosa che ovviamente poi vado a illustrarvi. Allora, andiamo su quindi il secondo argomento: dopo avervi presentato, seppur eh, in maniera abbastanza veloce, che cosa sono gli investimenti responsabili e come si possono attuare. Vediamo appunto, come vi dicevo, un collegamento eh, che eh, a mio avviso è un collegamento doveroso, visto eh, il momento storico in cui ci troviamo, visto che tutti parlano di ambiente, visto che l'allarme sul cambiamento climatico è molto... Elevato, visto che governi, cittadini e imprese si sono assunti, soprattutto governi e imprese, si sono assunti degli obblighi e degli impegni per cercare di contenere il famoso innalzamento della temperatura eh, globale sotto i 2, ancora meglio sotto l'1,5 gradi. Ehm, derivanti degli, dalle accordi di Parigi della famosa COP21 e derivanti poi anche dalla COP24, che ne è eh, seguita. Questa è una slide molto significativa, a nostro avviso. Mm, mi piace sempre presentarla, perché fa ben capire come si è evoluta la natura di quelli che ehm, il World Economic Forum Uh, definisce i rischi globali, nel senso che tutti gli anni, appunto, il World Economic Forum si riunisce ad Davos in Svizzera e uh, presenta il suo report. Questo è naturalmente è l'ultimo, quello del 2019 presentato a gennaio, appunto del 2019. Ovvero ci dice, ci fa capire quali sono i cinque principali rischi eh, globali, quindi su scala globali, in termini di ehm, impatto e in termini di probabilità di accadimento. Queste che vedete nella slide sono i rischi in termini di impatto. Ed è significativo notare come nel corso degli ultimi dieci anni, perché qui è rappresentata la situazione dal 2009 al 2019, la mappa cromatica, chiamiamola così, cambia notevolmente perché si passa da um, un colore blu, prevalentemente blu, fino al 2012, qualcosina anche 2014 e il blu significa temi, rischi legati alla, alla sfera economica, a decisamente un verde e un rosso, però soprattutto il verde dal 2015 in poi e il rosso significa rischi di natura sociali, il verde rischi di natura ambientali perché vedete come il verde alla fine predomini ora, ma naturalmente era presente già da tanto tempo anche in questa mappatura del World Economic Forum. E soprattutto il failure of climate change mitigation and adaptation è un rischio molto alto e probabile di impatto che avremo nel corso dei prossimi anni e che tuttora abbiamo. Cioè il World Economic Forum ci dice attenzione che questo è uno dei principali rischi globali cui stiamo andando incontro. Quindi il cambiamento climatico oramai è un, un rischio, ma poi vedremo che può essere anche un'opportunità, ma comunque un rischio riconosciuto oramai da tutti. Riconosciuto anche appunto dalla maggior parte, eh, perché purtroppo non tutti lo sappiamo, delle potenze mondiali o comunque dei paesi del mondo eh, e anche nella COP24 che è l'ultima che si è tenuta appunto in uh, Polonia sono stati eh, definiti eh, quello che viene chiamato il Paris uh, rulebook quindi ehm, diciamo degli obiettivi più concreti degli obiettivi eh, più ehm, definiti e strutturati per ciascun eh, paese eh, derivanti dagli accordi di Parigi quindi è stata una COP24 che ha cercato di concretizzare quelle che sono stati gli accordi di Parigi, cioè tu, quindi tutte le misure da mettere in atto per evitare appunto l'inalzamento della temperatura eh, globale oltre il grado eh, e mezzo. Eh, Centigradi rispetto ai livelli pre-industriali. Eh, Nel 2020, quindi il prossimo anno, avremo la, rendicont la prima rendicontazione dei paesi che hanno, si sono impegnati hanno aderito appunto alla COP21 di Parigi. Cioè, ciascun paese, secondo determinate metriche, dovrà dire quali sono stati gli obiettivi che si erano dati per cercare di contenere appunto l'innalzamento della temperatura uh, globale della, del pianeta e come le hanno uh, realizzati quindi avremo l'evidenza di impegno dei vari paesi nel 2020 nel frattempo poi avremo altre due COP e vedremo uh, quali sono le evoluzioni ma sicuramente insomma siamo su una strada di grande impegno da questo punto di vista, seppur qualcuno dice che siamo già in grande ritardo da questo punto di vista, sicuramente mh, insomma la situazione non è delle migliori e poi c'è anche qualcun altro che lo dice da tanti anni e questo qualcun altro l'anno scorso ha vinto il premio Nobel all'economia, che è questo professore che vedete nella slide dell'Università di Yale, William Nordhaus che si è meritato il premio Nobel insieme a Romer, Paul Romer, che è un altro uh, economista statunitense, um, si è meritato il Nobel per i suoi studi, ma soprattutto i suoi modelli quantitativi, perché era quello che mancava di più, più che gli studi, uh, della, della correlazione tra economia e cambiamento climatico. Cioè il fatto che lui abbia dimostrato che... Non solo, cioè che mh, il cambiamento climatico e la natura in generale influenzano le attività economiche e questo va un po' da sé, ma come le attività economiche influenzino la natura e in particolar modo il cambiamento climatico, in effetti ancora. Eh, non c'erano delle evidenze o dei modelli quantitativi che potessero supportare questa sua tesi e invece ehm, diciamo è riuscito nel corso degli ultimi anni a elaborare questi modelli quantitativi e l'anno scorso appunto ha ottenuto il premio nobel all'economia quindi un premio nobel all'economia con un argomento prettamente legato alla climate change allora, vediamo anche un rapido sguardo alla situazione mh, diciamo uh, più che mai attuale, la situazione europea, quindi torniamo in Europa e a che cosa uh, in particolar modo sta facendo l'Unione Europea sul tema sempre del cambiamento uh, climatico? Perché? Perché dopo la COP 21 Uh, si sono e dopo soprattutto anche la COP24, ma comunque partiamo dal novembre del 2015, uh, l'Unione Europea uh, si è diciamo, improvvisamente ricordata che questo è in effetti un argomento che uh, riguarda tutti i cittadini indiscri indiscriminatamente, ma uh, diciamo, il primo attore che l'Unione Europea vuole uh, includere per poter fare un qualcosa in più. Sul tema del cambiamento climatico è proprio il settore finanziario. E adesso vi spiego bene il perché. Quindi, dal novembre del 2015 passiamo al marzo del 2018, quando la Commissione europea pubblica il suo action plan, il primo action plan che ha ad oggetto la cosiddetta sustainable growth. Infatti, vedete che Documento si intitola Action Plan, Financing e Sustainable Growth. Uh, qui eh, la mm, Commissione europea vuole dettare due cose. Primo, focalizzarsi proprio sul cambiamento climatico. Quindi, per Sustainable Growth in realtà si parla di un Green Growth super giù. La maggior parte eh, dei contenuti afferiscono proprio al tema del cambiamento climatico. E poi abbiamo anche un altro concetto, ovvero il concetto di Okay, pubblico e eh, do delle raccomandazioni più che pubblicare a quelle che eh, sono le non binding guidelines, cioè le, delle linee guida non obbligatorie, quindi volontarie, sulla rendicontazione extrafinanziaria, la famosa rendicontazione ISG di cui abbiamo parlato prima. Quindi la, la Commissione europea dice, ok, settore finanziario in primis e poi tutte le grandi aziende, o meglio, le aziende quotate e le aziende aventi un numero di dipendenti superiore a 500, vi consiglio di, ehm, di, di adottare delle linee guida per poter rendicontare ai vostri investitori in primis, ma a tutti i vostri stakeholder, il vostro comportamento in termini ESG. E per quanto riguarda il settore finanziario, non solo rendicontare il comportamento in termini ISG, ma anche eh, far capire come si scelgono eh, gli investimenti o, a seconda del settore, per esempio il settore bancario, la concessione dei crediti. Quindi mh, se elementi ISG vengono utilizzati per le strategie di credito o le strategie di investimento di una banca o di una società di gestione del risparmio. Quindi il concetto che banca etica, eh, che è la capogruppo di etica SGR, il concetto di etica SGR di adottare elementi ISG nelle sue attività e nelle sue policy, Uh, diventa, diciamo, uh, oramai mainstream, soprattutto a partire, appunto, dal marzo 2018, ovvero dalla pubblicazione di questo action plan, che però è solo un documento padre di tanti altri sottodocumenti o di tanti altri sottoargomenti che stanno acquisendo molta importanza, perché poi nel giugno 2018 la Commissione Europea istituisce il Technical Expert Group sulla finanza sostenibile, quindi eh, si tratta di un gruppo composto da 35 membri di varie origini, perché qui abbiamo ONG, abbiamo esponenti di, di banche, abbiamo um, economisti, per esempio, che fanno parte di questo TEG, il TEG suddiviso in quattro gruppi di lavoro. Allora, il gruppo sulla taxonomy e ehm, poi ehm, vi dirò che il 24 giugno quindi lunedì è uscito proprio il documento finale eh, il report del TEG proprio sulla tassonomia della finanza sostenibile il secondo gruppo è il Green Bond Standards, il benchmark low carbon e il quarto gruppo è la disclosure sul cambiamento climatico. Quindi vedete come il tema green, il tema dell'ambiente è presente alla fine in tutti e quattro i gruppi di lavoro istituiti proprio dalla TAG della Commissione Europea. Questo ha portato all'apertura di una consultazione con gli stakeholder in particolar modo banche e società quotate del TED sul tema particolare della disclosure sul cambiamento climatico che ha fatto sì che a gennaio del 2019 venisse proprio pubblicato un report su questa tipologia appunto di disclosure quindi sulla disclosure eh, del comportamenti collegati al cambiamento climatico pubblicazione rivolta ripeto prevalentemente al settore finanziario ma non solo anche appunto alle società Quotate per poi arrivare proprio ai giorni, ai giorni nostri, a, ad ora, a giugno 2019, dove appunto vengono pubblicate le nuove linee guida uh, su, uh, sugli aspetti di natura ISG e in particolar modo gli aspetti di natura ambientale. Quindi questo è un po' il quadro della situazione in Europa, questo è l'Action Plan dell'Unione dell Europea, ci sono alcuni concetti, alcune azioni contenuti in questo documento, qui ne abbiamo elencati i principali e comunque i più importanti diciamo, a nostro avviso. Il primo è la famosa tassonomia per la finanza sostenibile, alla fine che cosa si intende? Per finanza sostenibile, che cos'è un prodotto finanziario sostenibile? Questo è importante eh, che venga definito e che venga definito insomma in maniera eh, giusta e in maniera concreta. Perché all'inizio di questo webinar io vi ho Presentato diciamo una definizione. Quella, come vi dicevo, è una definizione del forum per la finanza sostenibile, ripreso poi da suggestioni, ma non è, diciamo, una definizione riconosciuta o riconoscibile proprio a livello più alto. No? Quindi, per esempio, a livello europeo. Ora, con la nuova taxonomy dell'Unione Europea, vediamo se si riesce a essere eh, compliant sì o no e come eh, si, si può fare appunto per eh, essere compliant appunto con quanto deciso dalla TEG della mh, Commissione europea. Vedete anche che c'è tra le azioni incoraggiare eh, le società di rating a integrare i criteri ESG nelle loro valutazioni piuttosto che a adottare un approccio di lungo periodo nei processi decisionali dei consigli di amministrazione relativamente sempre ad aspetti ESG. E quindi il ruolo della finanza da tutto questo possiamo dire che eh, insomma sul tema in materia SRI, prevalentemente in materia green, abbiamo o comunque stiamo avendo sempre di più una posizione forte eh, dell'Unione Europea assolutamente poi opinabile probabilmente come ogni eh, definizione o come ogni report o come ogni documento che viene prodotto e che diventa un documento importante e vincolante insomma per tutti i paesi europei e per tutti gli attori dei paesi europei ma sicuramente è una presa di posizione molto importante Dà ufficialità e importanza appunto ai temi di ambientale, cioè da un po' in là a dei primissimi passi per riuscire a capire e a far capire eh, quali sono i soggetti che fanno mh, diciamo investimenti sostenibili e responsabili veramente, perché ci credono in maniera mh, corretta e professionale e da chi magari li utilizza solo come leva di marketing. Eh, o come il cosiddetto fenomeno del greenwashing, perché naturalmente ci sono eh, anche questi casi. Dicevamo che è necessaria una classificazione unica e coerente della finanza sostenibile, questo senz'altro, e eh, l'Action Plan ci dice che mai come in questo momento occorre individuare rischi che derivano da cambiamenti climatici senza però dimenticarsi delle tematiche sociali. E questa è una cosa che sottolineiamo moltissimo perché è vero che bisogna concentrarsi sul cambiamento climatico, ma è vero anche che... Uh, il cambiamento climatico ha comunque delle sia delle cause, ma soprattutto delle conseguenze di natura, di natura sociale che non dobbiamo assolutamente dimenticarci. E questo lo vediamo anche nei comportamenti degli, degli asset manager o degli investitori in generale uh, che mh, si sono già impegnati in ambito E, in ambito ambientale, in ambito del climate change, diciamo così. Uh, però. Diciamo che la S e la G, quindi la dimensione sociale, la dimensione di governance dell'ISG, è appunto ancora oggi abbastanza tralasciata e trascurata. Invece è molto importante che ciò non, non accada. Um, questi sono uh, poi appunto le slide comunque credo che uh, possano esservi mandate o inviate, quindi magari uh, potete anche leggere meglio alcuni passaggi. Uh, in ogni caso, appunto, il tag uh, nel suo documento, Report on Climate Rated Disclosure, uh, definisce molto bene quelli che sono i passaggi principali da adottare per uh, il mondo finanziario. Quindi eh, bisogna individuare in maniera molto precisa eh, le politiche inerenti al cambiamento climatico, bisogna rendicontare bene i risultati di queste politiche, bisogna soprattutto far capire come si gestiscono i rischi e le opportunità legate al cambiamento climatico nella strategia di investimento. Questo è un aspetto fondamentale, così come l'ultimo punto, il punto 5, i cosiddetti KPI, cioè bisogna Cercare di individuarli, ma soprattutto di rendicontarli. E quindi, per esempio, eh, bisognerà rendicontare, questo lo dovrà fare naturalmente anche etiche SGR, per esempio, anche se in parte comunque lo, lo fa già, ma bisogna cercare di rendicontare i target associati all'esposizione sui temi appunto legati naturalmente al clima degli asset under management nelle diverse asset class, quindi qua quando parliamo appunto per esempio di investimenti azionari o di titoli eh, governativi. Poi bisogna calcolare quella che è la cosiddetta carbon footprint dei, degli investimenti, quindi eh, quella che noi qua scriviamo come intensità media di carbone per ciascun prodotto, per ciascuna strategia di investimento, cioè l'impatto dei miei investimenti in termini ambientali. E, e poi anche il tema dei Green Bonds, che è un altro tema insomma, molto, molto mh, attuale, uh, qui bisognerebbe appunto rendicontare il totale mh, degli investimenti in green bonds sul totale degli investimenti obbligazionari. Se Appunto, il soggetto finanziario ha delle strategie di natura appunto obbligazionaria. Quindi, questo è quello che l'Europa, in questo momento, soprattutto sul cambiamento climatico, sta chiedendo a tutto il mondo finanziario e alle grandi società quotate che si devono anche anch'esse adeguare a individuare e cambiare in parte il proprio modello di business, rendicontare sempre di più agli, investi agli investitori agli azionisti e ai suoi stakeholder per cercare di essere sempre più attrattivi dal punto di vista proprio di attrarre investimenti e capitale nel rispetto uh, di quelle che sono le metriche e le misure che si scelgono di adottare per il tema del cambiamento climatico. Ok, eh, prima di passare a parlarvi della mia società, quindi di etica SGR, magari appunto posso chiedere a Claudia, eh, a Fondazione Finanza Etica, se ci sono delle domande e a no. cui poter uh, no. Okay. Eh, non ci sono domande per adesso. Io rinnovo l'invito se avete dei dubbi. Eh, prima ci dicevano che le slide erano da ingrandire, ma credo che fossero già grandi al massimo. E comunque, se Francesca poi me le mandi, così eh, domani metto anche quelle insieme alla registrazione. Così... Perfetto, ok. Possiamo andare avanti. Ok, allora chi è Etica SGR? Eh, giusto perché ve ne ho ovviamente già parlato un po' qua e là, adesso facciamo un po' un focus sulla nostra società. Appunto, come dicevamo anche all'inizio, è la società di gestione del risparmio della, di di, del gruppo mh, o comunque di, di Banca Popolare Etica. Eh, nasciamo quindi da Banca Popolare Etica, abbiamo la stessa mission, cioè quella di fare una finanza, esclusivamente una finanza ehm, sostenibile, perché appunto mh, facciamo solo quello cioè siamo una SGR concentrata esclusivamente in investimenti sostenibili e responsabili, non abbiamo altri prodotti, non abbiamo altre strategie di investimento. Facciamo esclusivamente questo, è il nostro core business e lo facciamo da sempre, da quando siamo nati. Uh, siamo l'unica SGR italiana, fra l'altro specializzata in questo, uh, mentre magari altre case di gestione hanno anche altri prodotti che non utilizzano strategie SRI, mentre noi abbiamo appunto, ripeto, esclusivamente questo. Siamo anche pionieri in Italia eh, nell'azionariato attivo che è la pratica dell'engagement di cui vi parlavo prima cioè andare nell'assemblea degli azionisti delle società in cui si investe per eh, poter appunto votare ma anche per poter dire la propria opinione all'azienda, spronarlo, dare dei suggerimenti di miglioramento. E poi la cosa molto importante è che eh, EthicsGR al suo interno ha sviluppato proprio un team specifico, che è l'area analisi e ricerca, che eh, ho il piacere di rappresentare anche quest'oggi in questo webinar, che si occupa esclusivamente di analisi ISG degli emittenti. Ehm, quindi, la metodologia che sta dietro al Fondo Comune di Investimento di Etica SGR è una metodologia eh, creata e sviluppata interamente in casa. Nel corso degli anni, ovviamente, si è evoluta, si è arricchita e. Naturalmente cambiata, ma l'abbiamo fatta interna sempre internamente con un team specifico appositamente dedicato a ciò. Così come abbiamo sviluppato anche una metrica di rischio finanziario collegato agli aspetti ISG, anche qui assolutamente proprietaria, fatto dal nostro risk management. Quindi questo è importante sottolinearlo. E poi abbiamo l'importanza di avere un comitato etico, così come anche Banca Etica ha un proprio comitato etico, eh, autonomo e indipendente, perché? Perché sono persone eh, esperti in temi ambientali, esperti in diritti umani, piuttosto che economisti, professori universitari o rappresentanti del mondo religioso, eh, che non sono dipendenti della società, quindi sono persone esterne a etica SGR che però... Uh, si assumono un ruolo molto importante a mio avviso, un ruolo di garante degli aspetti ESG degli investimenti, cioè il comitato uh, etico è sostanzialmente uh, quell'organo che ci aiuta a definire i criteri ESG di analisi, degli emittenti piuttosto che le linee guida di voto nelle assemblee degli azionisti ci aiuta a fare questo eh, l'area analisi e ricerca lavora moltissimo con il comitato etico ed è un organo consultivo molto importante per il consiglio di amministrazione di etica SGR cioè ci danno diciamo quella quelle competenze quella passione in più eh, sul, in, sui temi della finanza sostenibile eh, che ci servono per fare sempre bene e sperabilmente sempre meglio tutti i giorni il nostro, il nostro lavoro. Quindi sostanzialmente il nostro modello, appunto, vede eh, un prima, prima dell'investimento, cioè prima della creazione del portafoglio eh, del fondo di etica SGR, i due soggetti di cui vi ho parlato, analisi e ricerca e comitato etico, quindi eh, la, le attività di analisi e ricerca, le attività di orientamento ISG, poi abbiamo i soggetti che hanno tutte le società di gestione del risparmio, quindi non solo etica SGR perché ovviamente abbiamo eh, il comitato investimenti, abbiamo il consiglio di amministrazione, abbiamo il nostro risk management e poi abbiamo il gestore che utilizza il paniere che viene creato nella fase prima, quindi il paniere eh, di titoli selezionati secondo le metriche ISG, all'interno di questo paniere il gestore può eh, scegliere le società in cui investire, quindi crea così il portafoglio dei fondi comuni di investimento di etica SGR che poi eh, vengono ulteriormente analizzati con tutta una serie di attività eh, che noi abbiamo definito del dopo. Quindi una volta che abbiamo gli investimenti, il portafoglio, decidiamo di fare engagement, mh, come vi anticipamo, eh, decidiamo di... Calcolare, secondo varie metriche collegate tra l'altro agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, poi vedremo degli esempi: di calcolare l'impatto, l'impatto in termini ambientali e in termini sociali, cioè tutte quelle metriche che sono state utilizzate prima, nella fase del prima, per, per creare il portafoglio ovvero gli investimenti di etica SGR vengono in parte utilizzate e poi arricchite con altre metriche per calcolarne l'impatto finale, quindi il mio portafoglio che impatto ha sull'ambiente, sulle persone, sulla comunità locale, per farvi degli esempi, Dostante il fatto che il mio portafoglio è costruito proprio secondo metriche ESG. E questo naturalmente completa il cerchio e completa il modello di etichette SGR. E dalle informazioni della fase del dopo, diciamo così, diventano degli input importanti per iniziare la fase del prima ricominciare, ovvero le attività di analisi e ricerca con l'aiuto appunto del nostro comitato etico. Eccolo qui, tra l'altro, che è il nostro valore aggiunto, come vi dicevo, vedete le facce dei nostri nove membri del comitato etico abbastanza internazionale perché abbiamo, per esempio, anche la vicepresidente che è Laura Berri, americana, che è stata per tanti anni il direttore generale di ICCR, Interfaith Center on Corporate Responsibility, che è un'organizzazione am americana di investitori che è nata, per esempio, con uh, la famosa General Motors uh, in uh, Sudafrica all'epoca dell'apartheid, cioè investitori che chiedevano a General Motors uh, di togliersi, di venire via dal Sudafrica dell'apartheid in quanto considerata eh, colpevole o comunque tra i colpevoli del fenomeno dell'apartheid appunto in quegli anni in Sudafrica. E quindi è iniziato quello che si definisce engagement, è iniziato il dialogo con la società eh, che poi può portare a delle scelte di investimento oppure anche di disinvestimento. Piuttosto che poi abbiamo anche un rappresentante spagnolo, Carlos Cordero Sanz, che è un esperto di fiscalità, che è un altro tema attualissimo e che è centrale nelle attività di etiche SGR, però vedete, insomma, il nostro. Presidente eh, che è l'economista Leonardo Becchetti che è, è sicuramente un personaggio molto molto mh, importante, una persona molto esperta beh, non solo di economia ma comunque di finanza etica, un grande appassionato, un grande membro eh, in tutti i sensi del gruppo Banca Etica, un sostenitore proprio dei temi della finanza etica. Però poi naturalmente tutti sono importanti in ugual misura. Uh, un altro aspetto fondamentale, io penso, degli investimenti sostenibili in generale è il tema della trasparenza. Questo è un grande tema. Essere trasparenti nei confronti dei clienti, nei confronti di tutti i stakeholder è la principale sfida che a mio avviso uh, il mondo finanziario sta cercando di mh, affrontare. E quindi, questi sono due degli esempi. Che si possono riferire ad etica SGR, il fatto di avere numerose certificazioni eh, che attestano la bontà della trasparenza delle informazioni relative ai fondi e alla composizione dei fondi, alla metodologia utilizzata per i fondi di etica SGR. Quindi il bollino transparente di Eurosif, per esempio, oppure la certificazione del sistema della qualità per le attività proprio di analisi e ricerca ISG e per le attività di azionariato attivo, cioè il core business di Etica SGR è certificata secondo la norma ISO 9001 del 2015, che attesta quindi la bontà e la qualità del sistema di gestione di queste due importanti attività. Uh, un breve qui sono veramente um, veloce a dirvi appunto che Etique SGR gestisce ad aprile 2019 quasi 3 miliardi e 9 di euro e ha numerosissimi clienti come potete vedere che sono per lo più uh, diciamo clienti retail e quindi questo è un altro aspetto molto importante e significativo della nostra società, eh, persone, cittadini, famiglie. Come me e come tutti voi che siete all'ascolto che hanno deciso di affidare i propri risparmi a Etica SGR e ai suoi eh, prodotti. Questi sono i nostri fondi, i fondi SRI della linea Valori Responsabili, della linea Futuri Responsabili. Siamo un'azienda semplice anche nella gamma prodotti, perché in effetti abbiamo sei fondi di investimento in tutto, quindi pochi pochissimi rispetto alle altre case di gestione, ma che hanno magari a volte anche 100, 150, 200 fondi di varia tipologia ma diciamo riteniamo che sia un numero assolutamente sufficiente per uh, coprire uh, che è il, la, le, quelle che sono le fasce diciamo, di rischio rendimento che uh, a suggestioni comunica al mercato e assegna perché insomma andiamo da un prodotto interamente azione, azionario quindi azione al 100%, l'etica azionario per esempio ovviamente con un rischio più elevato a diciamo, un rischio più moderato come etica obbligazionario breve termine che prevalentemente investe in titoli eh, governativi. Allora perché Serai? Quindi perché abbiamo scelto di esserlo e come vi dicevo prima abbiamo scelto di esserlo dall'inizio insieme alla nostra capogruppo a Banca Etica e qui vi abbiamo riportato proprio un estratto del manifesto politico strategico di della finanza etica di del gruppo Banca Etica. Quindi come risparmiatori dobbiamo essere consapevoli delle conseguenze che l'uso del nostro denaro può comportare e riaffermare l'importanza dei valori e dell'etica nella gestione del denaro. Noi ci abbiamo sempre creduto per questo che, a nostro avviso, gli investimenti responsabili o sostenibili non dovrebbero neanche essere chiamati così, onestamente, ma dovrebbero essere chiamati investimenti, punto. Cioè, nel senso, la finanza dovrebbe essere non una finanza etica o una finanza non etica ma dovrebbe essere la finanza, cioè un qualcosa che è eticamente eh, orientato, è un qualcosa che già i valori e l'etica ce l'hanno appunto mh, diciamo nella DNA, però senz'altro occorre anche specificare e fare delle differenze eh, a volte ed è importante anche sottolineare che Abbiamo deciso di essere Serai al 100% da sempre per, come dicevo prima, sostenere le aziende con una buona attenzione alle tematiche socioambientali. Se io le sostengo, le faccio crescere. Le faccio crescere nel lungo periodo, diventano sempre più sostenibili. Io, come investitore, ho un ritorno finanziario. Tutti, anche io come investitore, abbiamo sicuramente un ritorno dal, dal punto di vista sociale. E per influenzare l'azienda a sviluppare dei comportamenti più virtuosi in termini IEG è il concetto dell'engagement più volte mh, ripetuto eh, finora e per ottimizzare il rapporto rischio-rendimento. Abbiamo numerose mh, ricerche eh, anche interne, interne, scusate, a etiche SGR, ma non solo, anche esterne, che dimostrano come le società che hanno un rating o una valutazione anche qualitativa, ma diciamo um, una, una sorta di um, Classificazione ecco, eh, ISG buona, comunque alta a seconda appunto poi delle soglie che uno decide di applicare. Sono proprio quelle società che presentano una minor volatilità, una, quindi una un, 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 diciamo una, una maggior affidabilità in termini di rischio-rendimento collegato al mio eh, possibile investimento. Quindi eh, mi permette di moderare il rischio mh, che è insito naturalmente di, di qualsiasi investimento finanziario e quindi anche questa è una cosa molto importante da mh, tenere a mente. Ecco, questo eh, diciamo è una slide simpatica, diciamo così, perché ci teniamo sempre a dire che mh, facendo questo, facendolo da sempre e credendoci in questo, naturalmente andiamo incontro anche a volte. Ha delle difficoltà nel senso che poi lo vedremo nel dettaglio. Ma abbiamo scelto eh, di eh, escludere determinati settori, abbiamo scelto di applicare la strategia della best in class, abbiamo scelto di fare l'engagement. Siamo severi eh, su alcune aziende, siamo severi su alcune pratiche. E quindi questo ci porta ad avere, diciamo, un, un paniere investibile abbastanza ridotto rispetto al mondo investibile delle società quotate, no? perché obiettivamente. Effettivamente, eh, le società quotate in tutto il mondo eh, sono numerose e un gestore che non ha dei filtri ISG può scegliere in qualsiasi momento di comprare qualsiasi società. Uh, applicando invece dei filtri ESG naturalmente hai un universo più ristretto, ma nonostante questo, uh, diciamo uh, l'impegno che ci mettiamo nel fare investimenti sostenibili porta anche uh, il gestore Colui che quindi si occupa di selezionare le società da mettere nei portafogli dei fondi di etiche SGR ad essere attivo, ad essere attivo il più possibile, quindi ad andare a cercare veramente le società migliori e più sostenibili dal punto di vista finanziario, oltre che ESG. Questa slide lo testimonia perché, per esempio, vedete nel riquadro di sinistra i primi eh, dieci titoli eh, di, eh, dei fondi appunto, di etica di eticazionario eh, per esempio eh, questa è alla, a febbraio del 2019 comparati con i primi dieci titoli invece del benchmark di riferimento del fondo eticazionario che è l'MSI World anche qui è importante dire che il benchmark non è un benchmark di etico o un benchmark Benchmark ISG, ma un benchmark di mercato. Quindi l'MSI World è fatto da X società quotate in tutto il mondo di mercato sostanzialmente senza alcun filtro o alcuna strategia applicata di natura ISG. Quindi noi che facciamo investimenti sostenibili e responsabili abbiamo scelto di confrontarci non con il mondo sostenibile e responsabile, ma con il mondo in generale. E quindi abbiamo adottato un benchmark eh, generale, non di natura ESG. E vedete come il benchmark è composto da Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Johnson Johnson, tutte società US, tra l'altro che... Pesano in totale i primi dieci titoli il 12%, quindi hanno un peso molto forte nel benchmark appunto, di MSI World e nessuno di questi titoli è presente nel nostro paniere. Per varie ragioni o perché sono coinvolti in pratiche eh, di esclusione o perché non hanno superato delle determinate soglie o perché l'engagement con loro non è stato produttivo eccetera e quindi questo cosa significa? che siamo costretti tra virgolette ma lo facciamo volentieri ad essere attivi quindi non potendo prendere queste società eh, andiamo alla ricerca dei casi veramente migliori sempre in un'ottica di lungo periodo come vi dicevo all'inizio e questo Porta dei risultati, porta dei risultati, ripeto, sicuramente sociali, ma dei risultati anche economici e finanziari lo attestano i numerosi premi che nel corso degli anni i nostri fondi hanno vinto per quanto riguarda proprio le performance finanziarie. Quindi, tutto questo viene fatto non soltanto perché siamo belli, simpatici e buoni. E eh, non perché siamo, vogliamo diciamo, dare un contributo alla lotta sul cambiamento climatico, per farvi degli esempi, cosa assolutamente vera, ma soprattutto perché siamo convinti che anche i ritorni finanziari senz'altro ci sono. E infatti nel corso degli anni anche questi premi eh, lo eh, testimoniano. Ora ehm, chiedo sempre se magari nel mentre sono arrivate delle domande. O diciamo dei, dei dubbi, degli approfondimenti. Uh, no, mi sembra di no, giusto? Ok, allora vediamo. Uh, passiamo ora un po' più nello specifico a parlarvi no, della famosa. Ero al telefono e non sono riuscita. Eh, C'è in realtà una domanda da eh, Pietro che chiede se ci sono stati casi di investimento azionario che avete dovuto rivedere, su quale avete rivisto il giudizio e quindi poi avete spostato su uh, altre azioni. In, scusami, Claud, non ho sentito bene la domanda. Investimenti? Che dunque su, uh, su azioni uh, sulle quali avete dovuto rivedere il giudizio, uh, no, ah, sì. ok. Adesso, adesso ho capito: sì, assolutamente sì, eh, ci sono stati questi casi perché, appunto, ripeto: uh, si cerca con uh, il modello di analisi e con l'engagement di scegliere le società più brave. Uh, le società migliori e, come dicevo, più sostenibili, però, sicuramente, eh, le società perfette non ci sono, non esistono e quindi eh, anche eh, le nostre scelte possono, diciamo, poi dare. Um, um, come posso dire possono essere soggette a revisione cioè ci sono stati dei casi eh, anche se in realtà molto molto pochi in questi 19 anni di vita dei fondi di etica SGR tale per cui un investimento non è stato più considerato sostenibile e quindi è uscito dal nostro paniere a beneficio invece di altre società che naturalmente sono, sono entrate perché in quel momento considerate più sostenibili quindi Senz'altro eh, il paniere eh, dei titoli e delle imprese, degli stati di etiche SGR viene costantemente monitorato innanzitutto, quindi è un'attività che facciamo tutti i giorni, ma viene rivisto in toto, quindi dall'inizio alla fine periodicamente, quindi ogni tot mesi si, si rifà un aggiornamento completo dei profili ISG eh, delle società che poi finiscono nei nostri, nei nostri fondi. E in questo uh, aggiornamento è possibile che alcune società figurino non più come delle società sostenibili, quindi possano uscire dai nostri investimenti. Questo ci sta, è nella logica dell'aggiornamento appunto di un paniere che. È sottoposto ad uno screening molto severo e che quindi dà una certa garanzia, ma non dà ovviamente la garanzia totale. Non possiamo affermare a priori che quelle società sono società perfette, che non sbaglieranno mai. Proprio per questo motivo la l'analisi che viene svolta da EticaSGR è un'analisi costante continuativa, è un'analisi che appunto permette di andare a rivedere le proprie scelte le proprie analisi, come dicevo prima, periodicamente Allora, okay. come? Eh, c'è un'altra un domanda? Ma eh, no, in realtà c'è una domanda che però chiede insomma, se le società nelle quali EticaSGR o altri enti che si occupano di non investono, vengono in qualche modo sanzionate eh, oppure portate all'attenzione del mercato finanziario generale. Ora sulla sanzione direi no, nel senso che posso rispondere io. Più che altro ehm, avete modi per ehm, denunciare chi non ha comportamenti in linea con eh, i vostri criteri. Allora, eh, diciamo che questo è un po'. Una domanda simile a quella fatta precedente, no? nel senso che ehm, con il processo di investimento eh... Che scusate, con il processo di analisi adottato da etiche SGR, ripeto, si cerca di creare un portafoglio che sia un portafoglio sostenibile che quindi non ci siano le società che sono coinvolte appunto. Tra l'altro siamo proprio sulla slide giusta, vedete gli ambiti di esclusione di etiche SGR eh, e vedete anche che ci sono delle attività, oltre che dei settori, ma anche delle attività controverse, vere e proprie. Uh, per esempio uh, um, il mancato rispetto di convenzioni uh, legate per esempio alla corruzione, ai diritti umani, uh, ai diritti dei lavoratori, all'ambiente, all'inquinamento dell'acqua, del suolo, eccetera. Quindi società che in teoria, uh, ma anche in pratica sulla base delle informazioni che noi abbiamo, non sono state coinvolte in gravi episodi, in gravi sanzioni o in gravi multe, giusto per fare dei casi concreti. Questo non esclude che non lo faranno mai, ovviamente, perché, ripeto, la sfera di cristallo non ce l'ha nessuno. È proprio per questo motivo che rivediamo tutte le analisi periodicamente, quindi rivediamo il comportamento, il rating, piuttosto che eh, il profilo qualitativo di tutte le società. Che entrano nei nostri fondi periodicamente, come, di, come dicevo. Naturalmente, le notizie grandi, la Volkswagen di turno, giusto per fare un esempio che è noto a tutti, sono notizie in parte prevedibili, diciamo, dall'analisi ESG, in parte no. E quindi. Volkswagen, l'ho citata, è un'azienda che comunque Etica SGR non ha mai avuto per altre motivazioni perché era coinvolta in alcuni nostri criteri negativi, però nel caso in cui dovesse succedere naturalmente Etica SGR è la prima società a cercare di capire eh, il, che cosa è accaduto e a rimediare questo sicuramente. Quindi come ho risposto anche alla mail di prima ci sono stati dei casi eh, che hanno portato le società a uscire dei nostri investimenti, ma devo dire che sono stati veramente pochi nel corso di questi anni. È proprio una testimonianza diciamo, della bontà finora eh, del modello di analisi ESG adottato da etiche SGR, che poi eh, diciamo, combacia anche con il modello di rischio eh, di, di calcolo del rischio ESG sempre sviluppato all'interno di etiche SGR. Quindi, per esempio, nei nostri fondi non trovate società coinvolte in armamenti, in tabacco, nella produzione di energie nucleari oppure società nel gioco d'azzardo, società anche del settore finanziario petrolifero e estrattivo. Queste sono sicuramente delle scelte importanti che l'azienda ha fatto fin dall'inizio, escludere interamente tre settori. Che è il settore finanziario, il settore petrolifero, il settore estrattivo, sono dal punto di vista finanziario, comunque dell'investimento, dei settori molto importanti. Dei settori che pesano molto sul benchmark, il famoso benchmark che vi facevo vedere prima. Ma il finan settore finanziario, un po' per problemi legati alla governance e alla trasparenza delle informazioni. Il settore petrolifero e estrattivo legati al discorso del forte impatto ambientale, del forte impatto sui diritti umani e sui lavoratori che hanno, sono dei settori che da sempre l'azienda ha scelto di non avere nei propri investimenti. Questo ha portato dei momenti in cui i nostri fondi naturalmente hanno... Sofferto in termini di performance sul mercato perché magari questi tre settori eh, avevano appunto realizzato delle performance molto buone, piuttosto che invece ci ha portato ad avere molti momenti, soprattutto i momenti della grande crisi finanziaria, sappiamo tutti: 2008-2009, 2010 11 soprattutto, eh, ad avere invece, non avendo il settore finanziario, per esempio, dei buoni rendimenti però comunque mh, le motivazioni sono più mot motivazioni di carattere mh, etico e di carattere diciamo di sostenibilità secondo noi il settore finanziario e petrolifero estrattivo non sono dei settori sostenibili perché ehm, sottoposti a troppe ehm, come posso dire troppe tematiche di natura mh, soprattutto reputazionale e quindi questi sono principalmente i criteri di esclusione, che è il primo step del nostro modello di analisi. Step numero uno, decido che cosa non voglio a priori nel mio paniere, nei miei fondi. Poi c'è tutto il discorso anche della best in class, come vi dicevo, e andando sul tema ambientale questi sono alcuni esempi. Per esempio abbiamo um, degli indicatori eh, e dei sottoindicatori attinenti mh, a, per esempio alla gestione delle emissioni. Quindi abbiamo dei dati legati alle mh, misure e ai processi per uh, gestire il consumo di, di energia e di emissioni. Abbiamo una serie di metriche che andiamo ad analizzare per capire l'impatto ambientale dei prodotti, quindi eh, quali sono le misure adottate dalle società per progettare in maniera ecocompatibile i prodotti, quindi i processi di ricerca e di sviluppo piuttosto che le analisi del ciclo di vita del prodotto. Piuttosto che andiamo a studiare i target di, ri di riduzione delle emissioni clima alteranti. e quindi qui ci facciamo appunto una nostra griglia di valutazione che poi eh, darà sia un, diciamo, un elemento qualitativo e sia un elemento invece più quantitativo e quindi una sorta di punteggio globale che ci permette poi di dire se un'azienda può entrare o meno nel nostro paniere. Sempre in tema ambientale, eh, e sempre in tema di esclusioni, eh, giusto per darvi un'indicazione importante di quello che sta succedendo, diciamo, eh, ultimamente con questa associazione, questo movimento, Divest-Invest, che probabilmente qualcuno di voi ha già sentito parlare, che si batte, diciamo così, per la lotta al cambiamento climatico. Uh, qui abbiamo diciamo, associazioni di vario tipo: eh? abbiamo investitori, abbiamo organizzazioni non governative, abbiamo comuni, abbiamo città, abbiamo stati che si impegnano a non effettuare alcun tipo di investimento in società petrolifere, in società uh, del carbone e in società del gas. Nel caso in cui ci siano investimenti in questi settori, ehm, il suggerimento, diciamo così, è quello di disinvestire in un arco temporale ragionevole, quindi 3-5 anni. e soprattutto poi il focus è investire in quella che è l'energia, le soluzioni o i prodotti puliti. Divest Invest ci dà una serie, ci fornisce una serie di motivazioni sul perché farlo dal punto di vista finanziario e li vedete sintetizzati nella slide però mh, ve, ve l'ho voluto presentare per farvi capire come il tema del cambiamento climatico che è un tema appunto più volte ripreso nel corso di questo webinar sicuramente mh, sta raggiungendo un impatto fortissimo uh, nell'ambito finanziario e quindi diciamo mh, le pressioni per fare in modo che anche il mercato finanziario possa dare un contributo concreto ce ne sono tante e per esempio Davis Invest ci dice mai più combustibili fossili no? Quindi il gas, il petrolio e il carbone fuori dagli investimenti e per esempio era curiosa anche questa notizia onestamente io io non lo sapevo che eh, nel gennaio 2018 l, uh, il sindaco di New York ha annunciato il disinvestimento dei fondi pensione della città di New York uh, da cinque società petrolifere le cinque più grandi al mondo e li ha citati in giudizio l'ha citato in giudizio per perché li ha ritenute colpevole del climate change, cioè del clima impazzito che da qualche anno a questa parte si verifica a New York, quindi la tempesta di neve peggiore di, di tutti i tempi, piuttosto che la primavera in assoluto più calda di tutti i tempi a New York. Questo è un piccolo esempio di quello, o grande, a seconda appunto di come lo si voglia vedere, della, oramai dell'importanza del climate change, ripeto, proprio nelle scelte politiche in parte e nelle scelte proprio sugli investimenti dall'altra. Uh, C'è anche il tema della plastica. Che è un tema molto importante, ne, parli, ne parlano tutti. No? Avete sentito addirittura anche in Italia Viareggio, la prima spiaggia totalmente plastic free, piuttosto che appunto le nuove regole che a partire dal prossimo anno saranno stabilite in Europa per quanto riguarda i prodotti monouso plastici, eccetera. un tema molto importante anche in ambito finanziario, ce lo dice anche MSI nel suo report 2018-ESG3. Trend to Watch ci dice che il tema plastic sta diventando sempre più importante, per esempio, nelle relazioni tra gli analisti e le società. Gli analisti finanziari che prima eh, si rapportavano alla società per avere i classici dati finanziari, no? i dati appunto della trimestrale, piuttosto che dati più attinenti al business finanziario di quelle aziende, incominciano a chiedere. Tra altre cose, naturalmente, ISG, incominciano anche a chiedere conto dell'utilizzo della plastica, soprattutto nei settori packaging, fast food e nel settore food, quindi nell'ambito alimentare, l'utilizzo della. La plastica, cioè quali sono eh, le strategie eh, di business sul tema plastica che politiche hanno implementato per Cercare gradualmente di abbandonare la plastica. E quindi, anche questo è un'indicazione importante per gli investitori: cioè quello di andare a cercare di premiare le società che si sono impegnate nello sviluppo di un'economia realmente circolare, quindi di un'economia che possa effettivamente concepire la plastica in maniera sostenibile e non dannosa per l'ambiente. E poi abbiamo anche altri trend che cerchiamo di seguire per uh, i nostri fondi. Quindi per esempio anche l'industria della birra è molto interessante dal punto di vista uh, diciamo, dell'impatto uh, sul cambiamento climatico, come potete immaginare, no? perché per esempio ha uh, uh, come tema primario quello uh, delle materie prime e del fatto appunto, che per esempio l'acqua sia la principale materia prima eh, della, di questa industria, quindi temi appunto come l'approvvigionamento idrico, l'economia circolare sono dei temi che afferiscono all'ambito ambientale molto importanti per questo settore. E quindi una azienda che EthicsGR monitora, che è quella che vedete nella, nella slide per esempio, ha definito i suoi sustainability goals, quindi dei target da raggiungere in base agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e, e ve le abbiamo voluto sintetizzare in questa slide, quindi ha definito politiche, ma soprattutto ha definito dei target, dei target che poi rendiconta annualmente a tutti i suoi azionisti dicendo che cosa è stato fatto e che cosa no. Per esempio, Smart Agriculture entro il 2025 si punta ad avere il 100% degli agricoltori che fanno parte naturalmente della catena del business di questa azienda della birra, interamente formati e finanziariamente supportati piuttosto che il sicural packaging come vedete, no? quindi il 100% del packaging dei prodotti fatto da materiale assolutamente eh, riciclato, piuttosto che obiettivi di riduzione delle emissioni eh, di CO2 o di altri gas clima alteranti. quindi un investitore sostenibile va a vedere anche questi dati e va a vedere come si comporta la società, se effettivamente quello che dichiara poi fa oppure se non lo dichiara oppure se eh, ha raggiunto questi obiettivi e questi target e in caso negativo il perché non l'ha fatto. Quindi come vedete questi sono temi di analisi, sono dei dati che vengono messi nel modello di analisi ma qui è molto importante anche poter parlare con l'azienda, quindi l'engagement. E anche qua torna il solito concetto di investimento di lungo periodo perché queste cose danno risultati solo nel lungo periodo. Altri, altri uh, focus uh, su altri trend ambientali. Cerco di andare un po' veloce perché mi sa che sono stata un po' lunga e sono già le sei e mezza. Quindi, uh, diciamo che appunto, altri temi possono essere quelli dei trasporti. Uh, non è un settore escluso, per esempio, dei nostri investimenti, ma anche della maggior parte eh, degli investitori sostenibili, perché invece anzi, è un ambito in continua trasformazione, in continua transizione green. Quindi, abbiamo il tema della macchina del futuro, diciamo così, che può essere considerata la macchina elettrica, sicuramente il futuro, ma già, è già un presente, una macchina interamente connessa, è una macchina anche addirittura qualcuno dice autonoma, e so che in alcuni paesi, vedi, Singapore già ci sono eh, diciamo, auto interamente autonome, quindi senza guidatore né nulla. E quindi, qui. Se si vuole puntare su quest'ambito, per esempio, si punta a società che fanno per esempio le batterie al litio per le auto elettriche, avendo attenzione che la produzione di batterie al litio rispetti anche i diritti dei lavoratori, perché sappiamo che il litio è un minerale estratto da alcune eh, miniere presenti in alcuni paesi, mh, soprattutto dell'Africa, dove appunto il rispetto dei diritti umani sicuramente. un tema fondamentale da monitorare con attenzione piuttosto che società che fanno i microchips appunto per diciamo, consentire ad, ad un'automobile di essere sempre più connessa o addirittura autonoma Piuttosto che gli altri temi sono le cosiddette smart cities, si parla molto di questo, quindi città interamente connesse, eh, digitalizzate e con le smart grid. E qua appunto per esempio le società che gestiscono le reti elettriche possono sicuramente dare un contributo importante, quindi si possono anche analizzare mh, avendo presente che lo scopo e il trend è proprio il tema delle smart cities. Uh, qui questa solare sintetizza un po' quello che appunto vi ho, vi ho già detto quindi qual è il modello di utilizzo di informazioni ISG di etica SGR veniamo all'engagement allora, Uh, che è, come vi dicevo, una strategia importante che si può suddividere tra soft o hard engagement. Abbiamo visto all'inizio che è una strategia in grande crescita tra gli investitori sostenibili e responsabili perché ci si è reso conto che il solo dato che può emergere da un'analisi, quindi un rating, una, un ranking, uno score, uh, sintetizza. Vari criteri di analisi e sintetizza il comportamento ESG di un'impresa, assolutamente importante e fondamentale, ma non basta. Non mi posso basare solo sul fatto che una mia società ha un punteggio di 20, sto facendo un esempio, ha ovviamente, piuttosto che un punteggio di 2, ecco, va bene. Questa è un'indicazione, eh, dietro a questo 20 e a questo 2 ci sono, diciamo, elementi qualitativi e quantitativi importanti. Ma sicuramente l'engagement aggiunge un grandissimo valore a quella che è una scelta consapevole di un investitore sostenibile e responsabile. Quindi io cerco di parlare con l'azienda. Cerco di capire quali sono i temi più spinosi per lei. Ho letto una notizia su un giornale piuttosto che su una fonte che io ho internamente e voglio avere l'opinione dell'azienda, non solo, eh, ovviamente non si sente solo l'azienda, ma si chiede conto all'azienda il come mai di quella notizia, piuttosto che si organizzano degli incontri periodici per fare degli aggiornamenti su alcuni temi. E poi, come vi dicevo, la partecipazione alle assemblee. Sempre per rimanere in tema E, cioè ambientale, vi dicevo prima che eh, l'argomento cambiamento climatico è un argomento sempre più forte tra gli investitori ed è stato un argomento eh, oggetto di una mozione storica la definirei così perché veramente lo è stata, nel 2017, eh, una mozione presentata all'Assemblea degli azionisti di ExxonMobil, una delle più grandi società petrolifere del mondo. Una mozione presentata dagli azionisti di minoranza che però è stata votata dal 62% dei presenti. Eh, e quindi ha raggiunto la maggioranza dei voti dei presenti. Non è più diventata una mozione di minoranza, ma è diventato un qualcosa che l'azienda è obbligata a fare. Cioè la mozione diceva. Cara Exmo Mobile mi deve eh, diciamo produrre annualmente dei report, un report comunque mi devi dire come fai a cambiare il tuo modello di business in virtù dei rischi ma anche delle opportunità che il cambiamento climatico dà alle società del tuo settore, alle società petrolifere, per cercare sempre di limitare il famoso aumento delle temperature. Eh, questo è un punto che gli azionisti di minoranza possono aggiungere, per esempio in questo caso siamo negli Stati Uniti, all'ordine del giorno delle assemblee delle società, se superi una certa soglia di eh, percentuale di capitale ehm, detenuto eh, di quella società quindi è diventata una, una, si è presentata come una mozione di minoranza poi in realtà è stata votata da, non solo da coloro che l'hanno presentata ma dal 62% è da notare come solo l'anno prima, il 2016 la stessa mozione aveva avuto il 38% dei voti quindi non era passata quindi in un anno si è quasi raddoppiato eh, il voto che questa mozione ha eh, avuto. E questa mozione è stata presentata per esempio da eh, ICCR, che è appunto quella rete di investitori americani di cui vi parlavo eh, all'inizio. Investitori religiosi, ma anche qui abbiamo asset manager, fondi pensioni americani, abbiamo anche i grossi investitori americani che come vedete tra i temi del 2018 mettono al primo posto il climate change declinato poi in vari ambiti perché abbiamo ovviamente il tema dell'acqua, abbiamo i low carbon business plan, abbiamo gli obiettivi di riduzione dei gas climalteranti, oppure anche le attività di lobbying, le attività politiche di lobbying che sono molto uh, sentite negli Stati Uniti sul tema uh, del cambiamento climatico. Eccola qui, la famosa ExxonMobil, quindi nel 2017 il voto e nel 2018 ha incominciato a fare il primo report proprio sul tema dei rischi e delle opportunità legate al cambiamento climatico e gli investitori di SCCR, ma non solo, hanno iniziato un vero e proprio dialogo per accompagnare l'azienda a migliorarsi da questo punto di vista. L'engagement, eh, come dicevo, bello farlo insieme agli altri perché hai più forza, hai più potenza perché riesci a influenzare di più. La società e quindi a spronarla a migliorare perché impari anche dagli altri perché, come vedete, eh, questa è la rete di etica SGR con cui fa anche engagement. Abbiamo Interface Center on Corporate Responsibility e abbiamo anche l'ultima nata che è Shareholder for Change, di cui siamo molto contenti di farne parte, che è un'iniziativa appunto del gruppo Banca Etica e che ad oggi ha 11 membri europei investitori sostenibili e responsabili europei che intende fare engagement con le aziende europee principalmente su tre temi, fiscalità, cambiamento climatico e eh, diritti umani nella catena di fornitura, quindi il controllo e la gestione della catena di fornitura. Grazie a queste reti Etica Sgr riesce a spronare le aziende a fare di meglio, a volte abbiamo dei risultati positivi e come immaginerete a volte no. Non abbiamo risultati positivi, però sicuramente è un'arma eh, che è uno strumento che la nostra società ha scelto di adottare da, da sempre perché è uno strumento molto importante. Poi potete vedere eh, sul sito internet è stato pubblicato proprio in questi giorni l'engagement report, che è un documento che riporta appunto le attività principali fatte durante il 2018 da Etiche SGR e da um, il network di cui. Etiche SGR fa parte, e proprio in termini di SDG vediamo che il nostro engagement, anche la nostra analisi, eh, però il nostro engagement in maniera particolare abbiamo cercato di collegarlo, come diceva Claudia in apertura. A gli sdg quindi ai sustainable development goals e questi sono dati eh, di tutto l'anno scorso fino al 30 aprile di quest'anno vedete come il nostro engagement è stato prevalentemente eh, su tre SDGs, quindi sui temi che afferiscono a 3-4 SDG, cioè eh, l'SDG 8, che è dignità del lavoro e crescita economica, quindi questo è un argomento molto sentito e trattato, soprattutto nell'assemblea degli azionisti. Poi abbiamo il 10, ridurre le disuguaglianze, e anche qui, eh, il, per esempio, mh, il tema della fiscalità può essere messo qui dentro, no? cioè se io pago correttamente le tasse, se faccio una comunicazione. E trasparente del pagamento delle tasse. Se ho una politica fiscale corretta e opportunamente comunicata, sicuramente le, riduco le disuguaglianze tra un'azienda e l'altra a seconda dei paesi in cui opero. Questo è giusto per farvi un esempio diciamo, concreto che possono capire un, tutti. Insomma. E poi il tema del cambiamento climatico 13, l'SDG 13 e anche per esempio Life of Land, che è il 15, quindi il rispetto della terra e della natura in, in generale. Secondo l'SDG 8, che è il primo SDG presente per il nostro engagement, vedete per esempio diritti umani nella catena di fornitura un 13,90% rispetto al totale, quindi è pesato molto. Abbiamo anche sustainable farming, però, mh, gestione delle emissioni è il, primo, mh, è il primo elemento con il 23 e 24%, collegato a, come vedete, non. Eh, o comunque non solo agli SDG legati ai temi ambientali, no? come magari subito potete pensare, cosa che assolutamente è così, però è legato anche all'otto che noi facciamo rientrare nella sfera più sociale, più nella S, diciamo. Perché è importante dire questo? È importante dire questo perché per noi non c'è un cambiamento climatico senza... Eh, Cercare di capire qual è l'impatto eh, del cambiamento climatico o del business della società legato al cambiamento climatico sui propri dipendenti, per esempio, piuttosto che sulla comunità locale, cioè quali sono gli impatti sociali del cambiamento del business di una società, stante il fatto che. Eh, lo devono cambiare perché è santo il fatto che si devono adattare a queste nuove regole, queste nuove eh, autoregole che si cerca di dare per rispettare i famosi accordi di Parigi di cui parlavamo prima, cioè le famose eh, misure legate al climate change. Quindi qui si chiede all'azienda, bene, ma prevedi dei licenziamenti? Prevedi che alcune... Attività possono sparire nel tuo business o nella tua azienda? Prevedi eh, di mh, trasferire delle persone? Prevedi un ricollocamento delle persone? Se sì, come? E quindi questo è importante sottolinearlo perché il tema ambientale, per etiche SGR, è comunque sempre legato ad un tema di carattere sociale. SDG 8, un SDG presente in molti engagement che fa etica e SGR, legata anche ai diritti umani lungo la catena di fornitura. Questo è un esempio di una SAISCO di una società americana che gestisce le mense scolastiche eh, appunto negli Stati Uniti, grazie anche, e non solo, però anche all'engagement con etica e SGR, si è dato degli obiettivi specifici di, ehm, di appunto controllo e monitoraggio della catena di fornitura. Fornitura quindi ha annunciato i suoi particolari uh, goals alla uh, 20-25. Potete poi andare a vedere anche sul nostro sito, se ne avrete voglia, eh, il nostro impegno a livello di engagement sempre sul tema plastics. Abbiamo aderito ad una iniziativa eh, della Fondazione Elmer Carter, eh, che cerca di promuovere i temi dell'economia circolare, legata soprattutto ai temi della plastica. Quindi, eh, tutta la plastica deve essere rimessa nel ciclo produttivo in modo tale da poter essere riciclata e riutilizzata. E poi veniamo all'impatto degli investimenti. Anche qui dicevo che gli investitori sostenibili e responsabili fanno ancora poco questa attività cioè fanno ancora poco eh, la misurazione dell'impatto, nel senso che mh, si limitano, ma anche se mi, passatemi questo termine, ad utilizzare magari le altre strategie che abbiamo visto, no? l'esclusione, la best in class, piuttosto che l'engagement, che assolutamente va benissimo. Però poi mh, si dimenticano diciamo, di eh, misurare. L'impatto delle proprie scelte, allora se io scelgo di costruire un portafoglio perché voglio fare l'engagement, perché non, non, non voglio eh, il settore petrolifero, perché voglio prendere soltanto le società migliori nel proprio settore di appartenenza, avrò poi un portafoglio costruito secondo certe metriche no, di, di natura ISG. Perfetto, però poi alla fine quindi l'impatto vero dell'investimento dell secondo queste metriche qual è? E quindi EthicsGR ha eh, da un paio d'anni, da perché non è stato facile neanche per noi farlo e capire quale può essere la metodologia da utilizzare, ha prodotto questo report d'impatto che potete vedere anche sul sito, dove diamo qualche numero eh, collegato appunto ai nostri fondi legati, comparati con il benchmark, quindi con il mercato di riferimento. Abbiamo fatto veramente meglio del mercato oppure no? l'impatto dei nostri fondi è stato migliore oppure no. E devo dire che molte metriche sono a nostro favore. Per esempio, vedete uno di carattere ambientale: questo più 49% è il delta che i nostri fondi hanno nei confronti del benchmark, un delta in positivo, nel senso che eh, è il delta che afferisce al numero di società presenti nei fondi che hanno definito degli obiettivi di riduzione delle emissioni, piuttosto che. Abbiamo eh, il 202% come Delta rispetto al mercato di società che hanno creato mh, dei posti di lavoro durante l'anno 2018. Quindi queste sono alcune metriche di analisi, piuttosto che anche abbiamo l'impatto dell'engagement eh, che potete trovare appunto nella, nel documento. E una metrica la metrica per eccezione. Diciamo della, in campo ambientale è proprio la carbon footprint che vi ricorderete. Ora viene richiesta anche proprio dall'action plan eh, dell'Unione dell Europea a tutte le società di gestione del risparmio. Etica SGR lo fa da parecchi anni: misura l'impronta di carbonio dei propri investimenti, con risultati sempre molto confortanti rispetto al mercato. Qui abbiamo una eh, carbon footprint che è inferiore rispetto al mercato del 70% e devo dire veramente molto come, come percentuale ci dà appunto mh, mh, una conferma della bontà dell'analisi di selezione degli emittenti dal punto di vista ambientale che viene svolta mh, prima, no? che quindi permette poi di costruire il, il fondo. E sono arrivata alle conclusioni, diciamo così. Eh, bah, allora, mi, questa mi piaceva appunto presentarvela, per dire che. Diciamo, la mia parlata eh, di questo pomeriggio ha un senso, ha un perché che viene sintetizzato in questo titolo, cioè a nostro avviso e avviso di tutti gli investitori sostenibili e responsabili, eh, perché poi alla fine eh, che cosa cambia? Cambia l'approccio, la strategia, utilizzo una piuttosto che un'altra di strategia. Però sostanzialmente è importante che si pensi che l'integrazione ISG crea veramente valore in tutte le fasi del processo di investimento sia per le aziende in cui si va ad investire e sia per gli investitori, da tanti punti di vista. E eh, su questo caso, appunto, la, mh, la guida dei principal for responsible investment del PRI, cioè how, how ESG Engagement Creates Value for Investor and Companies, è veramente utile. Quindi, se qualcuno è interessato, mh, diciamo, consiglierei. Di andare a, a leggerla. E quindi questo eh, diciamo anche per uh, dirvi che nel 2003, che è l'anno eh, del lancio dei primi fondi di etica SGR, eravamo soli a parlare di investimento sostenibile e responsabile, eravamo gli unici. E infatti, Qualcuno ci scambiava anche per matto, diciamo la verità. Cioè tutti questi criteri, tutte queste strategie, per forza l'ambiente, cosa servono i fornitori, eccetera. No? Potrete forse immaginare, però ci abbiamo sempre creduto, e siamo andati avanti. Um, nel 2013, dieci anni dopo, siamo, non siamo più soli, siamo un po' di più, ma sempre pochini, diciamo così. Oggi parlano tutti. Di investimenti sostenibili e responsabili. Oggi è il tema principe. Ripeto, qualcuno ci crede veramente, qualcuno probabilmente ha capito che è solo una moda, però a breve diciamo che eh, coloro che lo fanno professionalmente e seriamente sicuramente insomma verrà verrà fuori perché appunto come scriviamo qui oggi in Italia sono disponibili oltre 450 prodotti serai quindi veramente tanti rispetto solo a pochissimi anni fa e quindi questo ci fa dire che la finanza sostenibile è sicuramente da sempre una finanza avanti anni luce, una finanza che va veramente a cogliere il valore di un'economia reale e a premiare veramente le realtà sostenibili nel tempo. E quindi io avrei terminato questo escursus, diciamo, degli investimenti sostenibili e responsabili, quindi chiedo se nel frattempo appunto sono arrivate ulteriori domande. Sì, ci sono alcune domande. Allora c'è Susanna che chiede uh, perché i vostri investimenti siano soddisfacenti dal punto di vista uh, di impatto ambientale? Il monitoraggio post avviene a livello di singolo investimento o più in aggregato sul portafoglio? E chiede mm -hmm. se potresti fare qualche esempio di metriche in, in aggregato. Mm -hmm. Allora sì, avviene sul singolo investimento, quindi sulla singola, diciamo, sulla singola esposizione e quindi sulla, mh, sulla singola società, diciamo così. E le metriche che sono utilizzate sono delle metriche che sono suggerite per esempio la, dalla Tax Force on Climate Change, uh, on climate change Related Finance. Sempre nell'ambito, tra l'altro, di tutto il processo di revisione, eh, diciamo, delle metriche a livello della Unione Europea. Quindi, abbiamo le metriche come la carbon intensity piuttosto che metriche come la Carbonavoid. Però ce ne abbiamo comunque altre numerose che vengono tutte pubblicate appunto sul nostro report d'impatto. Quindi se mh, Susanna vuole avere diciamo, dei dettagli un po' più tecnici, sicuramente lì può trovare le risposte più puntuali. Sì, e tra l'altro Lorenzo voleva sapere se oltre al carbon footprint esistono anche altre tecniche di misurazione degli impatti ambientali, e, e per quanto riguarda invece gli investimenti e l'impatto sociale, quali sono i parametri che esistono. Allora sì, sicuramente ci sono altre metriche di, incatto, di, di impatto ambientale, si parla anche della water footprint per esempio, però eh, quello che almeno sappiamo noi non ci sono ancora mh, del, degli standard o delle metodologie. Piuttosto definite, no? eh, tale per cui magari una società come Etica SGR può adottarle e può effettivamente poi confrontarsi, almeno con qualcuno che fa la stessa cosa, diciamo così. E lì non abbiamo ancora visto metriche di questo tipo, però se ne parla già da parecchio tempo di water footprint. Invece, per quanto riguarda le metriche di natura sociale, eh, quella è ancora un mondo da esplorare, nel senso che per il momento Etica SGR per metriche di natura sociale ha introdotto appunto elementi come, per esempio, l'adozione di policy sui diritti umani, piuttosto che prodotti che vengono ideati, creati, venduti o servizi dalle società che hanno un impatto sociale positivo, quindi un qualcosa che fa bene, per esempio alla comunità nel suo complesso, creazione di posti di lavoro, piuttosto che metriche più legate anche a, a, a ai rapporti con i fornitori o con i clienti. Però eh, ecco, anche qua diciamo che sono delle metriche mh, su cui noi mh, diciamo, mh, agevolmente ehm, misuriamo l'impatto dei nostri investimenti, ma che anch'esse non sono ancora mh, mh, riconosciute e condivise ai più, come invece eh, sono le metriche della carbon footprint che da quando effettivamente è stata lanciata la COP21, ehm, è un concetto che nel mondo finanziario si è notevolmente espanso no? perché la COP21 ha chiesto comunque anche agli investitori di provvedere alla rendicontazione dell'impronta di carbonio dei propri investimenti. Quindi lì sono delle metodologie già avanzate che sono poi prese, eh, prese in essere da vari attori del mondo finanziario. Bene, io direi quindi che possiamo chiudere. Eh, ti ringrazio molto, Francesca, tra l'altro sono arrivati i complimenti nel, nella chat, nello spazio delle domande, per la chiarezza Grazie. con cui hai esposto questi temi, che magari possono anche non essere semplicissimi per non addetti ai lavori. E quindi ringrazio te, ringrazio chi ci ha seguito e ricordo che domani appunto vi manderemo il link con la registrazione, e anche un, uh, un piccolo questionario che vi chiediamo di compilare per aiutarci a capire che cosa ha funzionato e che cosa no in questo ciclo di, di webinar. Uh, quindi grazie a tutti e a tutti, buona serata e a presto. Grazie a tutti, buona serata. Mm.